Ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Ieri vi ho fatto diversi sondaggi su Instagram per capire i video di questa settimana. E per quanto riguarda il video di lunedì, quindi questo qui, ha vinto il video copio il makeup di Kylie Jenner. O almeno proviamo, tentiamo di farlo il più possibile uguale a quello che indossa lei praticamente l'80% delle volte. Perché in realtà lei, ok, che è super appassionata di makeup, ha una linea di cosmetici sua, penso lo sappiate un po' tutti, però quotidianamente lei indossa un makeup molto ma molto naturale. Io sono una super fan di Kylie, lo sapete da tantissimo tempo, quindi la seguo assiduamente e vedo sempre che lei indossa questi look un po' abbronzati sul marroncino, quindi dai toni molto caldi, molto neutri. E lei si concentra principalmente su tre cose: base, sopracciglia e labbra. Quindi oggi cercheremo di fare queste cose così. Poi certo fa anche dei look un po' più strong quando magari è sui red carpet, eventi eccetera, però noi facciamo il look quello base. Quindi direi di iniziare a prepararci. Metto il solito cerchiettino, voi ormai non ci farete più caso. Inizio dalle sopracciglia perché ho visto anche vari suoi video, perché ci sono dei video dove la truccano, dove si trucca, e in America hanno questa cosa di iniziare dalle sopracciglia, quindi facciamolo. Tanto comunque lei ha delle sopracciglia super definite, però allo stesso tempo abbastanza naturali, le fanno barra si fa un look bello, cioè è fatto proprio bene. Quindi io utilizzo il Deep Brow Pomade di Anastasia Beverly Hills colore blonde. Lei ha un sopracciglio molto bello, molto lungo rispetto al mio, cioè praticamente la parte qui finale un po' più lunga della mia, e lei ha una arco diverso, nel senso che il punto più alto suo è tipo qua e il mio è qua. Però cerchiamo di avvicinarci. Vado a fare la riga qui netta e poi la sfumo un po' verso l'alto, soprattutto nella parte iniziale. Poi, nonostante il trend delle sopracciglia diciamo bold, quindi un po' più spesse, lei comunque tende abbastanza a seguire la sua forma. Lei le ha già molto molto piene, quindi non è che ha bisogno di questa grande forma. Però a parte dei look specifici dove le fanno proprio questo tipo di sopracciglia grosse, lei le porta sempre abbastanza normali. Io di solito le mie le vado un po' ad ingrandire. Questa volta le lasciamo un po' così. Poi una volta che ho finito, col pennello non puccio nel prodotto e sfumo qua davanti. In questo modo viene questo effetto che a me piace tantissimo. Come vedete, rispetto al sopracciglio che mi faccio io di solito è meno ad ala ed è un po' più dritto, però non mi dispiace provare anche questa variante. Poi non vi preoccupate se sbagliate, perché tanto dopo andiamo a fare come nel tutorial di Nicki, che le andiamo a contornare con il correttore. Quindi fatto questo, andiamo a delinearle con questo correttore, lo Studio Sculpt di MAC colore NC20. Prendo un pennellino piccolo piccolo e mi vado a delineare dall'inizio fino alla fine. E la cosa che ho notato che fa lei, non arriva proprio a filo col sopracciglio, ma lascia una sorta di spazietto che fa risultare il sopracciglio un po' più tridimensionale. Ma è proprio una cosa tipo impercettibile, dovete essere un po' precise in questa fase. Poi io lo sfumo sempre col dito. Vedete già come risulta più protagonista il sopracciglio. Fatto ciò, passiamo al primer sul viso, così intanto agisce. E io ho deciso di utilizzare questo qui di Urban Decay, Optical Illusion. Questo è un primer super opacizzante, cioè vi chiude qualsiasi poro. Così andiamo a ricreare bene l'effetto pelle porcellana che ha lei. In realtà lei ha una bella pelle di base ed ha le lentiggini che tendenzialmente lei copre. Se io avessi le lentiggini le terrei, però sono scelte. E quindi ha sempre questa pelle super flawless, luminosa ma allo stesso tempo opaca nei punti giusti. Lo vado a spiaccicare praticamente su tutto il viso. Ah, vado a mettere il septum dentro perché lei non ce l'ha, così facilitiamo il tutto. Dopodiché passiamo agli occhi e andiamo a primerizzare anche quelli. E io utilizzo Underpainting di Nabla, che è un cream eyeshadow, per uniformare il colore. Adesso passiamo agli ombretti veri e propri. In realtà, come vi ho detto, lei utilizza dei toni molto neutri, quindi come palette, se volete utilizzarne una sola, potete utilizzare o la Naked 1 oppure, come andrò a fare io, la Naked It, e poi prenderò qualche altro ombrettino che vi dirò nel corso. Però diciamo che di base con queste potete crearci un look alla Kylie
di Jenner molto tranquillamente. Quindi prendo la Naked It e prendo un pennellino da sfumatura, ed il colore che vado a scegliere è Cayenne. Non vado troppo aggressiva, lo sfumo leggermente nella piega, ma soltanto nella piega esterna, quindi non lo porto troppo all'interno. Poi diciamo che lei se la gioca bene con questi colori, perché ha un occhio molto simile al mio, è un castano chiaro, leggermente tendente al verde, quindi con questi colori a nozze proprio. Poi una delle cose fondamentali dei suoi look è che sono iper sfumati e vanno sempre verso l'alto, quindi tendono ad alzare tanto l'occhio. Dopodiché passiamo ad un ombretto un po' più luminoso, non ne utilizza tantissimi in realtà, saranno massimo 3 colori. Potrei utilizzare o l'ombre della Naked It sempre, oppure come faccio io prendo questo colore qua dalla Daily Mood di Mulac, con il polpastrello ne prelevo un po' e lo picchietto qui, però non vi preoccupate se lo vedete troppo chiaro, che adesso poi andiamo con un altro colore sopra. Poi mi sfumo un pochino l'ombretto di prima senza riprenderlo, soltanto col pennello sporco, così verso l'interno, e poi vado a prendere appunto dalla palettina sempre la Naked It l'ombre, quello che vi dicevo prima, e lo tampono un pochino sopra per scaldare un po' il colore. Ok, in realtà una volta fatto questo il trucco occhi è per lo più completo. Lei però cosa va a fare? Va a fare sempre una sorta di punto luce, però opaco, sotto il sopracciglio. Quindi utilizzo questo ombrettino sempre Daily Mood di Mulac, che è il più chiaro, e lo applico qui sotto. Proprio lei lascia questo punto che si vede, che ci ha messo il bianco, comunque un colore molto chiaro, non sfumatelo più di tanto. Poi andiamo a intensificare un pochino la piega con il colore, il primo colore che abbiamo messo all'inizio, soltanto qui nella parte più esterna. E per completare il trucco degli occhi, logicamente, come posso non applicare un paio di ciglia finte? In realtà tutta la famiglia Kardashian è molto fortunata in quanto a ciglia, perché hanno tutte delle ciglia stra mega iper lunghe già naturalmente. Lei ha avuto un periodo dove si faceva le extension alle ciglia, però per ricreare questo effetto per forza ciglia finte, almeno per me. E per ricreare il suo look utilizzo queste ciglia finte di Mulac, che sono le Flirty. Guardate che meraviglia. Se volete potete usare anche un altro paio di ciglia con effetto un po' più naturale, però non so se verrebbe lo stesso effetto. Secondo me con queste è perfetto, quindi le vado ad applicare. Prima di applicare le ciglia finte, per dare un po' più di stabilità, visto che le mie sono praticamente inesistenti, vado col piegaciglia e con il mascara, ne metto proprio poco poco, questo è il What the Hype di NYX Professional Makeup, giusto per dare un po' di sostegno. Ok, guardate subito come cambia tutto, come sempre. Ok, una volta applicate entrambe le ciglia, riprendo un po' il mascara e lo tampono giusto per attaccarle bene con quelle finte. Ed ora passiamo al viso. Come vi ho detto, lei tende a coprire le lentiggini, quindi usa dei fondi abbastanza coprenti, ma sempre da un effetto abbastanza naturale. E io sto testando ultimamente questo qui di NARS, con cui mi trovo benissimo, ed è il Natural Radiant Longwear Foundation. Questo è il colore che utilizzo, lo vado ad agitare bene e lo applico con la Beauty Blender per avere questo effetto un po' glowy, un po' naturale. Una delle pecche di questo fondotinta è che ne serve un po', perché si asciuga abbastanza rapidamente. Una volta applicato, come correttore utilizzo l'Instant Anti-Age di Maybelline, colore light, per fare i punti luce. Lei sfrutta tantissimo i punti luce del viso, infatti andiamo a fare il classico triangolino illuminante, naso, mento, qui anche l'arco di Cupido. E con questo stick Sculpting Touch di Kiko, che è il colore 200, vado a fare invece la parte del contouring e sfumo tutto con la spugnetta. Io prima sfumo le parti chiare e poi le parti scure. Poi ecco, lei non va a fare tantissimo contouring, mantiene sempre una cosa abbastanza naturale, per questo che prima lo faccio in crema e poi leggermente lo ripasso anche in polvere. Fatto questo, fisso con la cipria. Come vi dicevo, lei ha una pelle molto opaca, quindi ci andiamo giù pesante. Io utilizzo la mia solita Stay Matte di Rimmel.
Prima di passare al contouring, andiamo a finire il trucco degli occhi. Riprendo Cayenne e lo sfumo qui sotto, perché lei non usa matita, ma questo ombrettino se lo porta un po' qui. Poi andiamo a mettere il mascara anche sotto, non troppo, giusto effetto sporcato. Ora per il contouring utilizzo sempre la mia solita cipria, questa qui di Moolak Hypno. Come vi dicevo, ci vado molto delicata, deve essere una cosa giusto per accentuare quello in crema. Poi per fare l'effetto labbroni andiamo anche un po' a scurire qua sotto. Come blush lei utilizza dei toni molto sul pesca, sul rosato, e io vado ad utilizzare questo che è Winnie di Moolak, non troppo e abbastanza sulle gote. Per quanto riguarda l'illuminante, che naturalmente è una delle cose che più amiamo in assoluto, e anche lei in realtà utilizza sempre dei toni molto neutri, quindi io pensavo di utilizzare questo qui che è il mio preferito in assoluto, sempre di Moolak, che ve lo dico a fare, che si chiama Eros. Se lo avete potete utilizzare anche il Mary Luminizer di The Balm. In realtà lei lo usa principalmente per illuminare, quindi non è un illuminante messo per esagerare. Non stiamo facendo Nikki Tutorials, quindi lo metto giusto, vedete, per dare questo effetto e basta. E lo applico con questo pennello a lingua di gatto, proprio per essere un po' più precisa. Poi lei lo mette sull'arco qua del naso, naturalmente arco di cupido, e con pennellino di precisione lo andiamo a mettere anche qui nell'angolino interno. Adesso uno degli ultimi passaggi: fisso le sopracciglia con il gel, cerco di portare le sopracciglia più in alto possibile. E ora uno dei passaggi più fondamentali, una delle cose più chiacchierate di Kylie, oltre alla figlia, gravidanza, le labbra. Lei in realtà non utilizza la matita contorno alla labbra, ma va direttamente o con rossetto o con tinta che sia. In realtà non ho voluto utilizzare proprio, non ho voluto quelle della sua linea, che sapete le ho, mi piacciono molto, però era troppo banale utilizzare un prodotto di Kylie Cosmetics per un tutorial di Kylie Jenner, stavo dicendo di Kylie Cosmetics, e quindi ho voluto tentare la fortuna. E questo colore in realtà mi sembra molto simile a quella che utilizza di solito, ed è sempre di Moolak, ed è Nice to Meet Ya, quindi lo vado ad applicare. Lei ha delle labbra rispetto alle mie un po' più a cuoricino, tra virgolette, quindi ha l'arco di cupido bello pronunciato, la parte sotto bella carnosa, bella levigata, quindi cerchiamo di dare questa forma. Il colore comunque sì, ci siamo. Vi dico solo che per fare le labbra più levigate possibile, perché le mie proprio di costituzione, di natura, hanno queste pieghette, ho fatto 20 scrub, però a quanto pare non saranno mai uguali. Quindi questo è l'effetto finale. In realtà sono molto felice di come è uscito il look, mi piace tantissimo, secondo me rispecchia abbastanza i suoi. Certo, se le mie ciglia fossero naturalmente così lunghe sarebbe tutta un'altra storia. Mi sciolgo qua i capelli, anche se non sono proprio del colore giusto, e vi faccio vedere un po' più da vicino il make-up che abbiamo realizzato. Se proprio volete esagerare, utilizziamo anche il setting spray di Glam Glow. Sì, se non ne mettete almeno mezza boccetta non va bene. That's it! Questo è il look. Io spero tanto vi possa essere utile, vi sia piaciuto. Anzi, scrivetemi qui sotto se vorreste vedere un altro makeup look ispirato a una star, VIP, eccetera. E scrivetemi chi vorreste vedere realizzato qua sotto nei commenti. Se un'altra della famiglia Kardashian, oppure una cantante, un'attrice. Io cercherò di fare il mio meglio per farlo sembrare il più realistico, il più fedele possibile. Quindi vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!